ci troviamo all'Open Eye Gallery, progetto del Mila, parco all'aperto, insomma negli anni ha assunto definizioni diverse. Un parco voluto fortemente da Annabella Hoffman fra il cavalco del 2002-2003. Inizialmente è iniziato un po' per scherzo, poi grazie anche all'amministrazione comunale di allora l'appoggio forte di avere una zona così bella. Siamo proprio partiti da qui, da questo punto, questo è stato diciamo la parte iniziale e qui rappresenta proprio tutto il progetto, il significato di questo progetto verso il 3000. Oggi siamo andati alla scoperta appunto di queste opere, passo dopo passo, una sorpresa dietro l'altra. Certo, visto che i bambini hanno anche apprezzato, siamo partiti un po' dalla zona delle rane, la zona un po' più colorata, ci siamo un po' addentrati nella zona, abbiamo visto draghi, gargoyle, strutture di vario genere, un televisore che apre il mondo verso la natura e nella parte più alta abbiamo potuto vedere proprio la bellezza di questo parco che secondo me è fantastico. Sì, effettivamente poi tra l'altro è un posto bellissimo da vivere tutto l'anno, una delle opere che colpiscono di più è sicuramente la spada nella roccia. Sì, è un po' un simbolo diciamo, dove è un po' una rinascita, riusciremo mai ad aprire questa spada e vedere se qualcosa cambierà? È un po' un terno al lotto, però da lì poi si aprono tutta una serie di altre opere e ho visto che i bambini si sono divertiti proprio a cercare di cambiare questo mondo. Allora, da qua un po' dominate un po' tutto quello che è il parco, potete vedere sia i confini di Drena, di Cavedine e di Dro. In più siamo arrivati nella parte più alta che è il sentiero del sole e poi faremo il sentiero più basso che è il sentiero della luna che ci porterà nella parte anche dedicata ai bambini. Nella parte più in basso abbiamo più le opere, i guerrieri, le opere un po' più di prestazione perché portarle su così in alto richiede anche uno sforzo fisico. Qui abbiamo le cose un po' più piccoline. Tutti questi piatti stanno in poche parole a raccogliere la luce per rifletterla all'interno del parco. Cioè si cerca proprio di creare un ambiente che abbia uno spirito, un'anima, che ti lasci qualcosa di particolare. Quello è un po' il senso di questa zona, ecco. Lasciare proprio un segno che chiunque domani arriverà potrà trovare qualcosa di positivo, capire un segnale, un significato che si è voluto lasciare negli anni. Ecco perché il gusto di invitare bambini, artisti, ma anche non solo, chiunque abbia voglia di lasciare qualcosa di se stesso. E adesso cosa spunterà in questo magico sentiero? Chi lo sa? Thank you.
il segno dei simboli rispetto che a fare una scritta sta a significare che se fra 1000 anni veramente questo parco ci sarà ancora, un segno sarà sempre identificato a cosa differente invece di una lingua che potrebbe andare persa. Perciò piccoli segni, come ci hanno usato gli egiziani, sicuramente riusciremo sempre in qualsiasi modo a recuperare il significato che gli artisti o il simbolo di questo parco voleva portare in sé. Un luogo dedicato al tempo. Sì, perché il tempo, come sai, noi possiamo fermarlo, però in realtà non è vero. Come hai visto, c'è alcune opere dove i bambini hanno provato a girare, gli ho chiesto, ma il tempo si ferma? Sì, però l'orologio in realtà va avanti. È un po' un salto nel buio, però se tu fai caso, arrivare qua il tempo un po' si ferma, perché torni un po' bambina per un po', e questo vuol dire aprire la tua fantasia. Questa è un'opera dedicata alle donne, perché si vede che in grembo porta un bambino, un fiore, il senso della speranza. Siccome l'opera è molto pesante, richiedeva un certo impegno, siamo stati invitati dai Vigili del Fuoco di Drena, che gentilmente col generatore sono stati qua e hanno preparato, fatto la parte sotto, e così abbiamo potuto mettere, secondo me, questo significato bellissimo, anche per lo sfondo che c'è dietro. Sembra proprio un quadro in una cornice. Sono i gargoyle, che sono, diciamo, sempre stati utilizzati a protezione nei castelli. Questa è la porta di Sesamo. Apri di Sesamo! Questa è la bocca del drago. Diciamo che è una zona particolare, magica, io continuo a ridirlo, e che deve essere visitata e vista anche da noi trentini. E chi vuole può anche contribuire con qualcosa di proprio. Certo, questa sarebbe una bellissima cosa, trovare un posto e portare la vostra opera, perché ogni opera è cultura. Siamo arrivati alla fine del percorso.